Uscirà questa sera nelle sale cinematografiche italiane Il caso Pantani, il film dedicato agli ultimi 5 anni di vita di Marco Pantani. Sarà al cinema per 3 giorni. Un film che nasce a Faenza, dove la casa produttrice Mr. Arkadin una volta aveva la sua sede prima di trasferirsi a Russi. Molti dei luoghi catturati nelle immagini del racconto saranno della Romagna faentina. Quasi tutte le scene girate in interno, Brizighella, le campagne fra Faenza e Castrocarro, la villa di Pantani, che in realtà è una villa privata dietro l'hotel Cavallino. Faentina sarà anche una delle protagoniste, Monica Camporesi, produttrice e in scena nel doppio ruolo femminile legato al pirata. La regia è di Domenico Ciolfi, milanese di nascita e romagnolo di adozione. Romagnole, molte delle persone che hanno lavorato al film, in particolare nel cast che ruota tutto attorno a tre attori scelti per interpretare Pantani: Marco Palvetti, Fabrizio Rongione e Brenno Placido, e a Francesco Pannofino, Libero De Rienzo, Giobbe Covatta e Gianfelice Imparato. Secondo me era un film necessario per raccontare quanto accaduto e per fare un po' di chiarezza. È molto importante appunto parlare di Madonna di Campiglia e di Rimini, tante cose sono emerse, le abbiamo individuate noi e sono inedite in questo film qui. Rendere giustizia e ridare dignità a Marco Pantani, questo era l'obiettivo anche per un senso civile, per noi molto importante. Allo stesso tempo questo è un film che si riscopre in Romagna, dunque nei luoghi della Romagna dove è stato Marco Pantani. Faenza è protagonista perché abbiamo iniziato qui le riprese, qui i casting, e quindi è stato particolarmente bello presentarlo qui. E poi ci sarà Rimini, ci saranno tutte le zone dove il pirata si allenava, fino poi a Trento fuori regione per raccontare Madonna di Campiglio. Dunque diciamo una bella riscoperta del territorio che secondo noi era necessario. Con me Monica Camporesi, che è interprete femminile del film, protagonista, e però insieme a me anche produttrice di questo film qui. Il progetto è iniziato nel 2013 come idea e da lì abbiamo iniziato a ripercorrere tutta la storia di Marco, andando a conoscere le persone che gli sono state più vicino, rileggendo tutti gli atti, parlando con avvocati, gregari. Quindi è stato un percorso molto lungo anche di ricerca e ci sono stati anche dei momenti magari difficili. All'inizio le persone non volevano parlare di questa storia, c'era quasi una sorta di paura, e invece dopo, insomma, quando li abbiamo davvero conosciuti, abbiamo davvero spiegato il progetto, le persone si sono affidate e ci sono stati anche appunto dei rapporti umani meravigliosi. E niente, quindi siamo entusiasti di essere arrivati alla conclusione, nonostante le difficoltà al periodo Covid. Il film uscirà in tutta Italia, in 300 sale, come evento, il 12, 13, 14 ottobre. E niente, io interpreto, sono produttrice, interpreto anche due ruoli principali nel film, perché faccio un doppio ruolo, che vedrete. E quindi grazie a tutti e speriamo di vederci al cinema. Tre Pantani, perché tre Pantani? La scelta di avere tre attori che interpretano Marco Pantani è legata al momento psicologico che Pantani ha vissuto in quei 5 anni. Abbiamo il campione, quello di Madonna di Campiglio, che da 5 minuti al secondo in classifica, che è imbattibile, per il primo anno senza infortuni, dunque al massimo dello splendore, che è Brenno Placido. E dunque una condizione molto positiva. Il secondo Pantani invece è Marco Palvetti, e ci racconta cosa è successo a questo ragazzo dopo che è stato accusato ingiustamente a Campiglio. Dunque il fatto di perdere la stima della gente che ne ha veramente segnato quegli anni, e dunque l'ha portato in una situazione sicuramente molto difficile, dove ha provato a riprendere, a ripartire, però poi si è chiuso nella sua Romagna. E questo è il periodo più lungo, che arriva poi fino a Rimini, e l'ultimo Pantani che raccontiamo in un periodo psicologico ancora differente è quello di Fabrizio Rongione, che ci racconta Marco Pantani negli ultimi giorni a Rimini, scoprendo tutto quello che è accaduto e che non sappiamo e che finalmente con questo film verrà svelato. Dunque tre momenti psicologici, tre attori diversi per raccontare una sola persona, un solo uomo. Ecco, la storia di Pantani è la caduta del mito, la caduta dell'eroe. Avete parlato delle difficoltà che ci sono state all'inizio. Che idea vi siete fatti di questa storia anche dal punto di vista più che altro umano? Dal punto di vista umano abbiamo conosciuto un Marco che in realtà era una persona piena di vita, molto gioiosa e un cuore pulito. Era una persona che è un eroe, perché nell'immaginario collettivo è veramente diventato un eroe. Lui muoveva e muove ancora oggi le pance delle persone, anche di tanti giovani oggi, nonostante non ci sia più da tempo. E lui è riuscito a fare questo perché lui, quando pedalava, e il ciclismo era la sua ragione di vita, lui ci metteva l'anima, cioè lui andava oltre la fatica. E,
e quindi quando lavori in questo modo quello che fai si sente, quindi da questo appunto è nato questo movimento di folle immenso, questo amore profondissimo della gente, del mondo. E un Marco che però, diciamo, da tutte le vicende che poi gli sono accadute, è iniziata tutta la sua anche appunto caduta psicologica, e quindi è diventato un Marco molto solo, con un grandissimo bisogno in realtà anche dal punto di vista emotivo e umano di amore e di calore, che però non ha trovato, un rapporto anche con la sua compagna che però poi, diciamo, dove si sono amati, che però non è continuato. La sua compagna Cristina ha deciso di lasciarlo in uno dei momenti più difficili per lui. Da lì la ricerca di Marco, la volontà di Marco di comunque provare a ricercare questo amore anche nei rapporti a pagamento, e però non, diciamo, quello che gli rimaneva era sempre comunque una grandissima solitudine. E la nostra volontà era quella appunto proprio non di sostituirci alla magistratura, nei film si vedranno veramente anche molte notizie inedite, non di sostituirci alla magistratura, ma di ridare dignità a Marco proprio dal punto di vista delle persone, perché un grandissimo dolore che aveva lui era dato dal fatto che la gente aveva iniziato a non credergli più, aveva iniziato a pensare che lui fosse, che le sue imprese le avesse fatte solo perché era dopato.